Francesco, siamo ancora a Los Angeles. E siamo ancora vivi! Anche se fa un freddo, fa freddissimo. Pelle d'oca, stanchezza veramente a mille, ma ce l'abbiamo fatta. Oggi era l'ultima giornata dei Play Days, ovvero quei due giorni del Summer Game Fest dove noi possiamo venire qui, provare tanti videogiochi, incontrare gli sviluppatori, fare interviste, eccetera. Poi nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti, poi c'è la conferenza Xbox, la conferenza Ubisoft, quindi siamo soltanto a metà. Io so che tu sei stanco. Come a metà? Lo so, Francesco. E raccontiamo un po' quello che abbiamo fatto oggi. Oggi che è stata una giornata principalmente dedicata agli indie, ma con qualche eccezione, esatto, importante. Esatto. Allora, io ho fatto una bellissima intervista, bellissima proprio perché sarà interessante, proprio per me che la facevo, con il producer del nuovo Sonic, che poi è lo stesso dai tempi di Sonic Adventure. Izuka. Per gli amici, Izuka. Perché questo è un inside joke nostro. Ve lo spiegheremo più avanti in live su Twitch. E quello è stato molto bello. E poi, naturalmente, diciamo, l'highlight della giornata è stato il DLC di Cyberpunk, di cui però, ahimè, non posso ancora dirvi nulla. Però possiamo dire che sei arrivato con una... Guarda, ti hanno corrotto con... Questa con qua, lo sai come si chiama questa statua? Come si chiama? 9.4. Vabbè, sarà divertente capire come te la porti a casa. Esatto, quello è... Invece io sono stato stamattina in un, diciamo, da un grosso publisher per provare uno dei giochi della loro lineup. Purtroppo non posso ancora dire quale. Quasi, diciamo, ma diciamo il periodo è quello. Okay. Ma insomma, fate 2+2 in questi giorni, quali grandi publisher ci sono, potete farvi qualche teoria, qualche idea. Però ne parleremo nei prossimi giorni perché c'è un embargo che scadrà presto. Cioè, abbiamo visto tante cose belle, ma oggi è un po' sfortunato perché possiamo dire molto poco. Anche se, a proposito di embarghi, apriamo questa parentesi, abbiamo scoperto che c'è stato questo caso che è scoppiato su Reddit. Esatto. Perché qualcuno di voi, io lo so che sei lì in mezzo, tu che hai guardato la live, qualcuno ha detto, è andato su Reddit e ha scritto multiplayer.it, ha detto che c'è un embargo di Armored Core, no? Sì, e sì, quindi sì, ci sì. saranno nuovi contenuti, no? Panico, c'è stato un momento di panico, ho detto oddio, ho detto forse qualche cosa forse di troppo. Forse avevo rotto gli embarghi, no, cioè come se fosse questa breaking news, in realtà... L'avete visto, l'abbiamo visto anche i giorni passati, sì. C'era il tabellone enorme con la pubblicità di Armored Core. Sui social dei vari giornalisti e anche influencer sono stati pubblicati dei video dello stand che hanno organizzato, quindi è ovvio che ci sarà qualcosa di Armored Core. Però è bello così, internet improvvisamente ha deciso che la notizia l'abbiamo data noi, però noi abbiamo la coscienza pulita e questa è una gran bella pubblicità, quindi grazie. Noi non diamo notizie, diciamo solo finzioni. Esatto. E se a volte ci azzecchiamo è per puro caso. Altri giochi, allora parliamo degli indie, perché oggi ne abbiamo provati diversi, abbiamo provato i giochi di quelli pubblicati da Quantic Dream con la loro etichetta indie Spotlight, però andiamo al dunque perché proprio erano tanti. Dimmene qualcuno che uno o due che ti sono rimasti impressi. Beh, guarda, sicuramente Oxenfree 2, ragazzi, io poi provengo da quel gioiello di Pentiment, quindi ho proprio voglia di quel tipo di giochi e per una serie di sfortunati eventi non ho potuto ancora giocare davvero bene. Ho provato due o tre volte ad iniziarlo, il primo Oxenfree, e oggi ho provato Oxenfree 2, che è etichetta Netflix, perché hanno proprio comprato, esatto, gli sviluppatori. È giocabile su iPad, iPhone, no, su iPhone anche? Sì, Android, quindi è giocabile dentro l'app Netflix. E... dovete avere l'abbonamento, ovviamente. Esatto, oppure in sharing, no, non si può più fare lo sharing, però è un prodotto chiaramente eccezionale, Oxenfree, e questo Oxenfree 2 non è da meno. Allora, io ne menziono un paio che mi sono rimasti molto impressi. Uno è Cocoon, che è questa avventura con visuale dall'alto, sembra un po' Below e altri mille giochi, sai, presente quei roguelike con visuale dall'alto, ma non è un roguelike, è un'avventura un po' alla, cioè sai cosa, ricorda una sorta di Inside Limbo, però con una visuale completamente diversa. Focus sull'interazione ambientale, gli enigmi, visivamente è clamoroso, cioè ha delle soluzioni
di un'eleganza pazzesca. Poi approfondiremo con una video anteprima più nel dettaglio. Wishlistate quelli che vi stiamo dicendo, Cocoon, su Steam. Cocoon è notevole. E poi c'è Viewfinder, questo probabilmente lo conoscete già perché da un po' che gira e c'è stata anche una demo che è stata pubblicata. Io lo stavo tenendo d'occhio. E tra l'altro settimana prossima c'è lo Steam Next Fest e uscirà anche di nuovo la demo di Viewfinder. Ed è un altro puzzle game che gioca con la prospettiva. E ce ne sono già diversi in giro, ma questo... Molti... Tu avevi dei dubbi, no? Dicevi, ce ne sono troppi, chissà se questo non, lo può, non è facile da rompere o è troppo... Questo riesce a distinguersi dalla massa, perché in pratica prendi scatti delle fotografie e con questa la foto che ottieni tramite questa Polaroid la imprimi, no? La metti davanti e con questo gioco di prestigio diventa parte dello scenario e tu puoi entrare all'interno della foto, no? È quando un conto è vederlo in video, ma poi quando lo giochi è tutta un'altra cosa. Testa. E devo dire che hanno comunque avuto delle accortezze per evitare che il gioco si rompa, o meglio, tu proverai a romperlo e magari ci riuscirai pure, ma era previsto comunque che, cioè, se non puoi più superare, diciamo, l'obiettivo, il gioco lo capisce e quindi ti permette, cioè, l'opzione di riavvolgere il tempo. Ok. Quindi direi che questi comunque... due consigli segnateveli assolutamente. E poi che basta? No, basta no, però direi che tra quelli che possiamo... Vediamo quelli che si possono dire e quelli che non si possono dire. Esatto, no, io ne ho giocati un altro paio di molto piccoli, molto carini, diciamo che non spiccavano, quindi magari se ne riparla più avanti. Comunque una giornata anche un po' stancante per noi, perché a differenza di ieri dove tutto era qui, adesso c'erano anche degli appuntamenti in altre zone di Los Angeles, quindi abbiamo dovuto fare un po' avanti e indietro, la scaletta di appuntamenti era bella piena, però diciamo comunque abbiamo trovato dei giochi interessanti, divertenti. Non è finita, come dicevamo, domani e dopodomani si continua con altri appuntamenti, con giochi grossi, con conferenze, quindi faremo poi altri video. Noi adesso, prima che ci congeliamo del tutto... Esatto, scappiamo in albergo, possiamo tutto e proviamo a mangiare qualche cosa perché siamo anche più o meno a digiuno. Seguiteci sempre su YouTube, su Twitch e anche sui social. Stanno cominciando a sparare i fuochi d'artificio perché tu pensi finito, che, tu pensi che siano fuochi d'artificio, in realtà è una... È il caso di andare. È una guerra tra band. Seguiteci pure sui social perché postiamo un po' di stories stupide. Ciao! Ciao.